Ok ragazzi, nuovo video, questo è particolarmente succoso perché è il primo di una serie di due video in realtà e oggi vedremo 5 lezioni da portarci a casa dalla Bro Science. Nel video successivo giustamente vedremo 5 lezioni da portarci a casa dall'Evidence Based. Ora, oggi parliamo di Bro Science o Pro Science come dice Fuad, perché in effetti quella che è la Bro Science è poi quella che è stata da sempre applicata e viene applicata dai professionisti e che ha portato gli atleti sui palchi più importanti al mondo. Quindi diciamo che per quanto sia limitante su molti aspetti, ci sono sicuramente delle cose che dovremmo portarci a casa e che può insegnarci. E diciamo che questa serie di video vuole cercare di vedere il best of both worlds, quindi il compromesso da questi due mondi che sono in conflitto, ma in realtà sono molto più sinergici di quanto si creda. Quindi 5 lezioni importanti, partiamo direttamente con la prima. Allora, prima lezione, lo sapete, se mi conoscete lo sapete già dove vado a parlare, il hard training, l'allenamento intenso, spingere in palestra, ossia andare a identificare il bodybuilding come uno sport di performance, perché ragazzi è sempre stato così, il bodybuilding è nato come un'attività sportiva, quindi il focus è sempre stato rivolto inizialmente all'allenamento e sostanzialmente l'idea di base era: più spingo, più ottengo risultati. E ho fatto tanti video riguardo al discorso del cedimento, dello spingersi al limite, eccetera, eccetera. Non voglio rientrare su questo concetto e farò anzi un video per approfondire alcune sfaccettature che forse si sono perse. Però il concetto di base è quello di spingere in palestra, ossia vedere l'attività in palestra come una performance vera e propria che voi dovete fare, ossia non dovete entrare in sala ricercando delle strane stregonerie che permettono di attivare determinati meccanismi tali per cui il muscolo cresce per magia. No! Semplicemente avete una certa performance che viene identificata con certi stimoli, ok, questa performance deve migliorare nel tempo, che sia un miglioramento del carico, delle ripetizioni con un certo carico, del tempo sotto tensione, della capacità di attivazione del muscolo, quindi del force, della tensione generata all'interno del distretto muscolare, ok, qualsiasi cosa, però il miglioramento di performance è quello che vi permette di migliorare nel tempo. E questo miglioramento di performance non può non essere dato se non spingendo il nostro corpo al limite ogni volta, perché è superando i nostri limiti che inneschiamo tutti i sistemi di adattamento ipertrofico, che non sono altro che dei sistemi evoluzionistici, dei sistemi di adattamento all'ecosistema che ci circonda. Quindi soltanto superando il limite del nostro corpo e segnalandoli la necessità concreta di un adattamento, allora riusciremo a creare ipertrofia. Per cui non voglio rientrare nel come e quanto, però il concetto è hard training. Andate in palestra e spaccatevi, allenatevi come animali, ok? Train like animals, come dice di nuovo Fuad, oggi sentivo un suo podcast. Ok, quindi questa è la prima lezione importante da portarci a casa. Seconda lezione connessa a questo discorso dell'hard training è l'intimità con l'allenamento. Io ne ho parlato spesso perché vedo che le persone si perdono molto in tabelle, calcoli, percentuali e in un certo modo questo porta a distanziarli da quello che è l'attività che fanno in sala, cioè iniziano a vedere la sala come numeri, cose da portarsi a casa, equazioni da fare in qualche modo. Dovete creare una certa intimità, cioè essendo di nuovo uno sport, un'attività fisica, ci deve essere un'intimità, una connessione con il vostro corpo e con il vostro allenamento. Questo diciamo da due punti di vista differenti. Il primo è l'esercizio, la scelta dell'esercizio. Non è che se su PubMed c'è uno studio elettromiografico secondo il quale la French Press fatta in una certa maniera attiva di più il capolungo del tricipite, allora dovete farla esattamente così. La biomeccanica è super soggettiva, così come le inserzioni muscolari, la vostra struttura scheletrica, tendinea, insomma, quello che riuscite, quello che è più efficace per voi è il vostro corpo che ve lo dice. È lui il primo in grado di dirvelo. Per cui instaurate, e non è una cosa semplice, non è una cosa che potete fare così immediatamente, però nel tempo instaurare una certa intimità con l'allenamento vi permette di sentire e percepire al meglio i distretti e scegliere quindi gli esercizi che sono per voi più adatti, fermo restando che dovete logicamente fare un po' di gavetta e cercare di perfezionare degli schemi motori che sono piuttosto importanti, come panca, stacca, squat, spinte in alto, distensioni con manubri, eccetera. Quindi dovete sicuramente fare una gavetta, però poi creare intimità nella scelta degli esercizi. E creare intimità vuol dire anche creare intimità con le sensazioni e i segnali che vi manda il vostro corpo. Noi quando abbiamo fatto la prima lezione dell'Academy, abbiamo fatto la lezione sul petto e abbiamo fatto l'allenamento di petto. E c'era un ragazzo che aveva, vuole caso, lo stesso macchinario di chest press che aveva nella sua palestra. Identico, macchinario della Panatta. Per cui siamo arrivati a un certo carico, gli ho chiesto: tu con questo carico quante ripetizioni fai a cedimento? Lui ha detto 8, una cosa del genere. Ho caricato di più e l'ho spinto fino a 14 ripetizioni. Perché questo? Perché non c'è l'intimità con il nostro corpo che ci permette di sentire dov'è il vero limite. Perché
il nostro organismo, il nostro cervello nello specifico, crea delle barriere, dei limiti fittizi, vuoi con il dolore, vuoi con una vera percezione di cedimento, di failure, di esaurimento muscolare, crea dei limiti fittizi che ci fanno credere di essere arrivati a cedimento, di non riuscire più ad andare, eccetera, eccetera. E questo logicamente è super limitante, perché non avendo questa intimità, tendenzialmente ci sottoalleniamo, e questo è collegato al discorso prima dell'art training. Se imparate a portare il vostro corpo al limite, vi rendete conto di quanto è in grado di fare, di quanto è in grado di sopportare, e questo è veramente, veramente importante, e quindi vi rendete conto che il corpo è una macchina straordinaria, che vi permette di fare tanto e vi regala tanto nel momento in cui lo spingete al limite. Per cui l'intimità d'allenamento sotto questi due punti di vista, e logicamente il discorso di spingersi al limite è anche un'intimità del capire quando fare un piccolo passetto indietro, stare un po' più tranquilli, scaricare eventualmente, quando non è il caso di fare quella ripetizione in più, quando non è il caso di fare quella serie in più, perché lo stimolo ormai l'avete dato e magari cadete nel junk volume. E di questo eventualmente farò un video successivo più approfondito, perché si apre un capitolo gigantesco. Terza lezione sull'alimentazione, alimentazione semplice. Ragazzi, semplice sia vista come semplicità delle fonti, cioè tornare un po' a delle fonti un po' più grezze in qualche modo, un po' più, non voglio dire naturali, fare discorsi da hippie, però veramente tutte queste cose schimicate, super zero, super... Ok, lo capisco, sono in preparazione, in questo momento sto 2 settimane dalla gara, quindi ci sta che si utilizzino determinate bibite zero, determinati aiuti per avere una miglior compliance con l'alimentazione, però... in off season o comunque normalmente fuori dal discorso del contest prep, in particolare fuori dal discorso delle ultime settimane prima di una competizione, cercare di tornare un po' al basic, quindi cercare di tornare ad alimenti che sono più sani, meno elaborati, che sono meno lavorati in generale. Giorgia ha fatto una storia oggi facendo vedere il latte Jersey, delle mucche Jersey, un latte intero buonissimo, ragazzi, sembra di mangiare la panna, è una cosa favolosa ed è latte di base, però mucche al pascolo, mucche Jersey che sono una razza particolare, dice perché ci ammazziamo con questo cavolo di latte zero, scremato, di qua e di là, quando questo latte ha veramente tutto quel che serve, ha un ottimo profilo lipidico perché sono mucche grass fed, eccetera, eccetera. Quindi questo è un aspetto dell'alimentazione semplice, però più nello specifico un altro discorso. Alimentazione semplice nel senso di ripartizione dei macros e ripartizione dei macros all'interno della settimana, ossia non impazzite nel fare cycling, carbs up, refeed, scarica, ricarica, 10.000 variazioni, sono tutte strategie che sicuramente hanno dei vantaggi, che sicuramente hanno un loro ruolo, difatti ne parlo e ne parlo spesso su questo canale, però... vedo che la gente si focalizza troppo su questi aspetti e troppo poco sull'allenamento, nel senso che crede che siano delle chiavi di volta. Danno quel piccolo risultato in più, quel piccolo 1%, se vogliamo anche acuto, cioè una situazione momentanea di sovracompensazione muscolare, una situazione momentanea di muscolo saturo, di glicogeno, magari una situazione momentanea di poca acqua extracellulare, però in realtà sul lungo periodo state sul semplice, pasti semplici, equilibrati, curate il timing dei nutrienti, quindi più carboidrati nella pre-workout nutrition, però non vi ammazzate troppo, iniziate prima ad allenarvi bene, poi in certe situazioni, in certi contesti, iniziate a fare delle cycling, magari partendo semplicemente dall'avere meno carboidrati nei giorni off e un po' più di grassi, e un po' più di carboidrati nei giorni on e un po' meno grassi. Su RunNation, che è il nostro portale, RunNation.it, la nostra community che ha quasi 1000 membri, ho fatto adesso dei video su come impostare l'alimentazione nei giorni on e come impostarla nei giorni off, quindi la divisione dei macros e la divisione dei macros nei diversi pasti che conviene fare in base a quando vi allenate. Credo che sia un video molto interessante che vi fa capire anche quanto sia semplice impostare il vostro piano alimentare senza stare a fare 10.000 stregonerie. Quindi alimentazione un po' più semplice, un po' più steady, e di nuovo il focus spostiamolo sull'allenamento, perché quello è il vero driver. Quarto punto, bulk e cut eventualmente spinti. Spingetevi, di nuovo, eventualmente, e su questo arriviamo. Allora, qua la bro science, diciamo che è partita da un presupposto sbagliato, nel senso che parlando con molti atleti dell'epoca il discorso era un po' mi assicuro di avere il giusto quantitativo proteico, oppure proprio chi era un po' più fine ho una dieta di base, ok, pulita e tutto il resto, e poi tutto quello che riesco a buttarci sopra va bene, perché è roba che mi fa prendere massa e tutto il resto. Che nella maggior parte delle persone, diciamo, funzionava, salivano un po' troppo di BF, ma funzionava perché, di nuovo, discorso dell'art training, si allenava in una certa maniera, quindi il corpo aveva una necessità di recupero energetico veramente bestiale. Poi
una cosa empirica. Il bodybuilding nasce come uno sport povero, quindi la maggior parte delle persone lavoravano magari nei cantieri, muratori, comunque facevano lavori molto dispendiosi a livello energetico, quindi diciamo che aveva una sua logica. Però, al di là di questo, se siete dei soggetti portati ad avere un set point piuttosto basso, a prendere tanta massa, allora fare bulk spinti non è necessariamente utile, anzi andreste a probabilmente creare più danni che altro, soprattutto da un punto di vista gastrointestinale. Però per il resto, se non avete questa predisposizione, come nel mio caso, io non sono portato per avere tanti chili, per prendere tanti chili con facilità, io personalmente per prendere volume devo fare bulk molto spinti. Bulk spinti a livello calorico, in cui veramente inizio a mangiare tanto tanto tanto, fino al punto in cui il mio sistema gastrointestinale me lo permette. Ovviamente, quando parlo di bulk spinti, questo è, deve essere chiaro, monitorando tutti i parametri di salute, quindi sensibilità insulinica al massimo, body fat che non deve salire oltre un tot, quindi non sto parlando di svaccare, attenzione, sono cose diverse, sto parlando di non mantenere la body fat sempre a livelli, tra virgolette, instagrammabili, ok? Avere la pancia, non avere l'addome in vista, essere più gonfi in bulk, va bene, state facendo un bulk, state sempre a livelli di BF che sono fisiologici, che sono salutari, che sono sani, anzi tendenzialmente un po' più bassi rispetto a quello indicato per l'uomo medio, però comunque spingetevi da questo punto di vista, ok? E io personalmente devo farlo, devo ritrovarmi a spingere tanto in bulk, buttare quante più calorie riesco nelle fasi più acute, logicamente, di nuovo monitorando tutto quanto. E questa è la vera chiave che mi permette di prendere tanta massa, perché avere un livello ipertrofico, cioè avere un po' di muscoli è un qualcosa che il nostro corpo accetta di buon grado, ma creare un'ipertrofia massiccia a livello di un bodybuilder è qualcosa che il nostro corpo non vuole, quindi dovete forzarlo, forzarlo in allenamento e forzarlo anche da un punto di vista calorico, dovete fare delle forzature che non sono salutari, nel senso, poi non è che sono disastrose se monitorate tutto quanto per bene, però sicuramente non è una situazione, cioè mangiare 5, 6, 7 mila calorie al giorno non è una cosa salutare in alcun modo, ok? E il discorso cat spinto, anche questo, voi avete visto i vlog ultimamente, 3000 calorie sotto gara, sì è così, ma se vedete il mio log su Rhino Nation, di nuovo, vedete tutto quello che ho fatto prima, sono arrivato a molto molto basso di calorie, perché nel mio caso, non avendo un set point di massa grassa basso, quindi avendo difficoltà anche a tirarmi, devo spingere tanto in cat, devo scendere tanto a livello calorico, e questo nel mio caso, di nuovo, è molto importante. Se non ce n'è la necessità, io ho portato dei ragazzi in gara senza mai scendere sotto i 300 grammi di carbo e le 2500 calorie, portati sul palco in condizioni da palco strappati perché avevano un set point basso e si tiravano con relativa facilità. Quindi se non ce n'è l'esigenza non ha senso, però di nuovo anche là salire su un palco vuol dire portare il nostro corpo a situazioni sottofisiologiche, BF veramente troppo troppo bassa, quindi da questo punto di vista risulta chiaro che dobbiamo fare una forzatura anche a livello alimentare, quindi non possiamo pensare a una sostenibilità generale, perché il bodybuilding per definizione è sostenibile al limite, è al limite del sostenibile, proprio perché dovete forzare il corpo il più possibile, ma deve essere sostenibile per definizione, nel senso che il nostro corpo deve poter sostenere questi cambiamenti affinché avvengano. Quinto punto, e questo è secondo me il più importante che si è perso, è il discorso della comunità del bodybuilding. Era sicuramente uno sport più ghettizzato, più di nicchia, però sostanzialmente il concetto di base è che tutti condividevano tutto. Erano tutti una grande famiglia, la gara era sempre un'occasione di festa. E devo dire che questa è una cosa che rivedo molto qui in UK, e di questo sono molto molto contento, all'estero in generale, e parlavo con Silvia Matta, mi diceva proprio questo, che l'Italia è un po' un caso a parte, all'estero in generale si respira un'aria diversa, lei con le sue colleghe, in gara è sempre una gioia rivedersi, si salutano tutte quante, e stessa cosa avviene qua in UK, adesso stiamo per andare tutti alla British Finals, c'ho tantissimi competitor che staranno sul palco con me, Joe Ballinger, Jimmy Tronk, che stanno in Ultraflex, che ci alleniamo insieme, ci vediamo e ci incoraggiamo a vicenda, c'è sempre quel sorriso della serie so che stai soffrendo quanto me, so che stai giù letargico quanto me, e c'è quel sorriso di incoraggiamento, c'è quella parola ti vedo bene, ho visto quella tua foto su Instagram, stai bene cavolo, stai riempendo, che cosa stai facendo di qua e di là. E quando si va in gara c'è un ambiente di festa, che bello, si sta tutti insieme, vince chi deve vincere, non c'è la polemica dopo della serie vabbè ragazzi sono arrivato secondo, sono arrivato terzo, di qua di là vi posto le foto, giudicate voi, fatevi due risate, no, c'è sicuramente un criterio di giudizio, non devo stare là a rosicare per ogni cosa.
E devo dire che da questo punto di vista non ho problemi a dirlo, io in Italia mi sono trovato veramente veramente male nell'ambiente agonistico, perché c'è nel backstage si respira molto spesso una bella aria con certe persone, però di media c'è sempre, ci sono sempre le fazioni un po', i team ci si guarda male, si giudica sempre male, quando si fanno magari le cene con altre persone dell'ambiente è sempre una cena magari al ristorante in cui stai là 3 ore e si sparla, è soltanto questo, si parla male degli altri e è raro un momento in cui si apprezza e non c'è quell'idea di comunità, cosa che di nuovo che c'era tempo fa. C'era ed era molto molto forte e si rivive quando parlate con qualsiasi atleta dell'epoca che conosce tutto quanto, si conoscono, si apprezzano e c'è sempre una parola spesa bene per qualsiasi persona, anche dall'atleta più sfigato. Quindi questa è una cosa che mi dispiace si sia persa e è il motivo per cui abbiamo creato Rhino Nation di base, il vero motivo, ossia quello di creare una community unita e cercare di incentivare e ritrovare quest'ambiente anche in Italia e cercare di coltivarlo e farlo crescere, facendo capire che non ci devono essere flames, non ci devono essere aggressioni, siamo tutti uniti, stiamo tutti facendo questo straordinario sport, abbiamo tutti la stessa passione, cavolo, viviamola insieme, incoraggiamoci a vicenda perché è bellissimo. Quindi questa è un po' una riflessione finale. Ragazzi, questo è tutto per questo video. Vi invito a scrivere qua sotto qualsiasi domanda, dubbio, osservazione, così stiamo il solito confronto a cui tanto teniamo. Qualsiasi cosa, di nuovo, sarò ben lieto di rispondere. Con questo ci vediamo al prossimo video in cui vedremo le 5 lezioni da imparare dall'evidence-based. Quindi ci vediamo al prossimo video.